Amici del Calcio a 5, buonasera e benvenuti a questo nono appuntamento con Zona Futsal. È un appuntamento speciale, così come speciale è l'evento che si terrà questo weekend a Bisceglie. Infatti il prossimo 22 e 23 aprile si giocheranno le Final Four di Coppa Italia del campionato di Serie A nazionale. Il primo vero grande appuntamento della stagione, il primo vero grande appuntamento che vivremo con quattro ospiti speciali, e sono i quattro ospiti che provengono direttamente dalle quattro società che si sfideranno nel prossimo weekend al Paladolmen di Bisceglie. Sono ospiti speciali, ripeto, sono ospiti che portano il nome di Renata Lamatti per il Bitonto Calcio a 5 femminile, Alessia Guidotti per il Pescara femminile, Caterina Pineiro per la Jugo Lazio e Riccardo Russo per la Kickoff. Buonasera e benvenuti a Zona Futsal. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. E allora, partiamo insomma con le domande. Come state vivendo questi giorni che precedono un grande evento come le Final Four? Andiamo in ordine cronologico e quindi partiamo da Renatinia. Va bene, la Coppa è sempre una cosa speciale, no? Quindi sicuro sarà tante sfida, tanta grinta, sarà proprio una cosa diversa. Quindi aspetto che sarà bella, aspetto tutti i tifosi, aspettiamo una cosa grande, una cosa bella. Chi ci arriva da capolista a questa Final Four è il Pescara, e per cui insomma ci piace sentire che aria si respira in quel abruzzese da Alessia Guidotti. Buonasera a tutti. Noi la stiamo vivendo bene, sappiamo che è un evento importante, unico, e quindi ci stiamo preparando al meglio per scendere in campo e dare tutto per provare a superare la prima partita e poi giocarci nel caso il titolo. Ci spostiamo di qualche chilometro, di qualche regione, e passiamo al Lazio per sentire le voci in casa Jugo Lazio da parte di Caterina Pineiro. Senti, noi la vediamo da outsider perché se guardiamo la classifica siamo i favoriti, e quindi la guardiamo così, anche se gli ultimi anni siamo stati sempre presenti. Facciamo l'ultimissimo giro e saliamo insomma su nella bella Milano per sentire da Riccardo Russo gli umori in casa Kickoff. C'è molta felicità per esserci qualificati alla Final Four, stiamo lavorando come tutti quanti da tutta la stagione, quindi c'è molta voglia di fare bene, ecco. Stiamo cercando di prepararci al meglio per la modalità. Probabilmente, signor Russo, siete stati la rivelazione dei quarti perché avete buttato fuori il Falconara campione in carica. Ma sì, la squadra obiettivamente, essendo un gruppo nuovo, ci ha messo un po' a rodare i meccanismi che proponiamo noi come staff. Chiaramente il giorno di ritorno ha avuto anche dei risultati sicuramente con meno gap rispetto a quelle sopra di noi, quindi comunque a Falconara abbiamo fatto un'ottima partita, molto attenta, e di conseguenza siamo passati anche bene, direi. Quello che vi porta a questa Final Four è stato un ultimo turno di campionato intenso e un ultimo turno in cui avete vinto tutte e quattro, perché il Bitonto ha battuto 2-0 il Tiki Taka, la Kickoff ha vinto con l'Irpinia in trasferta 10-4, il Pescara ha vinto il proprio match casalingo per 2-0 col Molfetta e la Lazio ha vinto il derby tutto laziale contro il Fondi per 3-1. Vincere aiuta sicuramente a preparare al meglio queste sfide. Come sono state queste sfide? Partiamo da Renatinia e quindi Bitonto Tiki Taka 2-0. E noi viviamo sempre, vogliamo vincere, no? Facciamo le partite sempre come le finali,
sia la Coppa, sia scudetto, sia playoff, sia una partita normale. Quindi quello è servito anche per prepararci noi, no? Perché Tiki-Taka è una squadra che crea tanta difficoltà a noi, quindi abbiamo usato per prepararci per la Coppa. Pescara Molfetta 2-0, Alessia Guidotti, che partita è stata? Ma è stata una partita, diciamo, anche un po' di preparazione a questo evento. Cioè, sapevamo che dovevamo fare punti perché sono utili per i fini della classifica, per gli eventuali playoff dopo, ma sapevamo che dovevamo già concentrarci totalmente già da domenica, perché sabato sarà per noi una guerra. Spostiamoci in casa Lazio, Catarina, molto spesso il vostro mister Daniele Chilelli ha detto che il girone di ritorno di questa Lazio è stato, insomma, sicuramente la protagonista e la vittoria nel derby per il Fondi contro 3-1 lo testimonia perché vi consente comunque di raggiungere un ottimo piazzamento playoff e quindi, insomma, di essere una delle squadre più ostiche di queste Final Four. Certamente non era una partita decisiva per classifica per noi. L'avevamo visto come un buon test per vedere bello per la Coppa, per allenare cose che magari dobbiamo migliorare, quindi abbiamo affrontato i fondi già a pensare nella Coppa. Spostiamoci in casa kick-off, un 10-4 netto in casa dell'Irpinia e una kick-off che continua a sorprendere tutti quanti. Mi fa piacere che siete presi. Noi ragazze hanno lavorato molto, secondo me meritano di essere in questo Final Four e speriamo che riescano a esprimersi nel migliore dei modi. La gara con l'Irpinia già noi è 2 o 3 giornate che a parte no, l'ultima con Verona era diciamo, importante per staccare il definitivo pass, però diciamo che già la seconda partita che non... E come classifica non ci dice niente, quindi sono state oltremodo brave perché quando non hai stimoli anche di dover fare risultato, comunque è stata una buonissima prestazione. Signor Russo, io ho dimenticato in precedenza di portarle personalmente i saluti del presidente Silvano Intini. Grazie, altrettanto, ricambia se lo senti. L'ho sentito ieri proprio. Benissimo. E allora, il prossimo 22-23 aprile ci saranno 4 sfide, che sono insomma di quelle che valgono il prezzo del biglietto. Partiamo insomma da quella che aprirà questa Final Four, che è Lazio contro Kickoff. Che sfida ci si deve aspettare dal punto di vista Lazio e poi successivamente dal punto di vista Kickoff? Come sarà affrontare l'una e l'altra? Guarda, sicuramente vogliamo che non sono uguali a quelle altre due di campionato, perché secondo me sono due gare che abbiamo fatto veramente male. Quindi non so se questa è una cosa buona o no, perché sappiamo delle difficoltà che abbiamo avuto e sappiamo tutto quello che dobbiamo migliorare e quanto dobbiamo migliorare. E quindi ci siamo provati e la metteremo tutta, ma ci aspettiamo una gara molto difficile. Riccardo Russo. Ma io penso che a prescindere la Lazio, è un mio collega Daniele lavora molto anche lui sul campo, quindi è una gara molto difficile. Come ha detto Caterina, comunque ci conosciamo bene, bene o male i principi, quelli sono da anni, però obiettivamente sono sempre state gare abbastanza particolari, poi reputo la Coppa Italia una competizione a sé, quindi quello che succede prima in campionato lascia un po' il tempo che trova. Un avversario molto difficile, come qualsiasi avversario ti possa arrivare. La Coppa Italia è bella e brutta per quello. Molto spesso chi magari ha fatto un po' meglio esce anche mentalmente. È difficile l'approccio, di conseguenza la cosa importante è tentare di resettare quello che è successo prima, no?
Alle 20:30 invece andrà in scena la seconda semifinale e per molti insomma si è detto che è una sorta di finale anticipata. Prima contro secondo in campionato, Pescara contro Bitonto, prima Alessia Guidotti e poi Renatinia. Sì, no, io penso che tutte e quattro le squadre che ci sono, se ci sono è perché lo meritano, quindi secondo me non è una finale anticipata. Sicuramente sarà una partita durissima per noi perché sappiamo che è una squadra fortissima, con un ottimo allenatore, e quindi noi sappiamo che dobbiamo dare tutto, sarà importantissimo l'approccio iniziale per noi. E tenteremo di battere queste campionesse per passare il turno. Daremo tutto sicuramente. Renatinia. Come ha detto Alessia, secondo me tutti meritiamo, no? E stare lì, secondo me non sarà una finale anticipata. Quindi sarà una partita molto molto difficile. Stiamo preparando bene, è contro una squadra che sappiamo che è molto preparata, che sa giocare questo tipo di partita, che sono abituati a fare finale, quindi sono tutte le ragazze con esperienza, quindi dobbiamo stare molto molto attente e daremo tutto, facciamo tutto per provare a vincere. Dove nasce secondo voi la magia di questa competizione? Andiamo in ordine partendo da Renatinia e poi con Pescara, Lazio e Kickoff. No, la magia della Coppa c'è sempre, solo di avere la Coppa già è una cosa diversa, è un'area diversa, quindi è una partita secca, quindi devi arrivare proprio preparati, perché se non stanno un giorno che le cose non vanno, non c'è più chance, quindi devi arrivare bene, stare bene, pensare quel giorno, quel momento e dare tutto. Giocare la Coppa è sempre una cosa proprio speciale. Alessia Guidotti per il Pescara. Secondo me questa, la Coppa Italia è un evento bellissimo perché comunque riunisce in questo caso quattro, prima erano otto squadre e quindi comunque ci dà modo anche di pubblicizzare questo sport che comunque essendo noi nel femminile siamo sempre meno calcolate rispetto agli uomini e quindi questo evento racchiude tanta gente, porta tanta gente nel palazzetto ed è una bella cosa. Oltre al fatto che comunque giochi davanti a tante persone, che è difficile trovi in tutti i palazzetti italiani del femminile. Caterina Pinero in casa Lazio. Guarda, per noi invece penso che è quasi impossibile giocare alla Lazio e non vedere la Coppa come il trofeo più bello di tutta la stagione. E quindi la viviamo tutte le anni con una pressione assurda perché è proprio una competizione che ci piace. Mi dispiace che quest'anno hanno deciso di fare la final fuori invece della finale 8 perché penso che è una competizione molto bella e portare 8 squadre invece di 4 darebbe opportunità a tante altre giocatrici di far parte di questa coppa. Quindi mi dispiace di questo, ma sicuramente vivere partita a partita. Sapere che se non vince la prima partita stai già fuori, ti dà bellezza a questa coppa, competizione. Riccardo Russo per la kickoff. Ma penso che sia l'essenza del nostro sport, perché è un po' anche come gli sport che poi ci assomigliano, gli sport indoor, quindi già le gare dei playoff, tutti un po' gli sport che hanno questa formula, è chiaro che sono sport intensi, molto spettacolari, quindi sono gare che contano di più rispetto ai 3 punti e di conseguenza i giocatori in automatico vanno più forte, giocano più forte in tutti gli aspetti del gioco. La final di Coppa ancora di più, perché anche rispetto ai playoff che già danno valore alla nostra disciplina, sicuramente essendo una gara super secca, questo aspetto a mio avviso mette ancora un po' più in risalto la spettacolarità del futsal. Quindi tutti a 2000, tutti che danno tutto e spesso e volentieri.
si vedono proprio delle altre partite, sia nella nostra categoria che nel maschile, quindi diciamo che poi io che ho sempre fatto solo femminile, credo che il livello che abbiano raggiunto, ma nel mondo, non solo qua da noi, la categoria femminile, spesso e volentieri si vedono delle migliori situazioni anche di gioco e anche tattiche, più nelle ragazze che con i maschietti, quindi tanta roba. Avete spesso parlato di sport considerato in maniera minore rispetto alla maschile, poi insomma basta anche guardarci quelli che sono stati filmati dello scorso anno delle Final Four, vedere la partecipazione attiva da parte del pubblico per capire che in questa manifestazione il termine di sport secondario rispetto a come possa essere il calcio maschile in realtà passa assolutamente in secondo piano. Giocare con una cornice di pubblico così copiosa, numerosa e rumorosa, che effetto fa per voi che siete in campo? Sempre un piacere, no? Per noi vedere tutti i tifosi, vedere tutte le persone che stanno ammirando il calcio femminile è proprio bello. Quindi è una motivazione in più per fare sempre meglio, per fare vedere che il calcio 5 femminile è una cosa proprio magnifica. Quindi è proprio davvero bello vedere tutti i tifosi oppure le persone, no, che vanno a vedere. Grazie per il Pescara. Sarà molto emozionante giocare davanti a tantissime persone e allo stesso tempo ci dà modo di pubblicizzarci e far vedere che anche noi donne siamo capaci di giocare a pallone e di portare, di avvicinare le persone a questo sport. Per quanto riguarda la Lazio, Catrina Pineiro. Ah, sono d'accordo, penso che la parte più bella di questo sport è riuscire a trasmettere qualcosa al pubblico e coinvolgerlo con la partita e fargli vivere la tensione che noi ci abbiamo in campo, e quindi sempre che ci sono queste competizioni che portano tanta gente è sempre un'emozione più grande. Riccardo Russo per la kickoff. Non vorrei essere troppo tifoso della categoria femminile, ma obiettivamente se la gente viene a vedere queste competizioni è perché gli piace, no? Perché deve passare il tempo. Quindi penso che rispetto al calcio a 5 maschile nel nostro paese, no, ormai voglio pensare che siamo usciti da questa stupidanza globale. Sì, in qualche aspetto c'è ancora, ma in realtà, come detto prima, mi avviso sia a livello di gioco che di spettacolarità, che a questo punto anche di risposta del pubblico, come l'anno scorso, come bene o male in quasi tutte le final, direi che stiamo facendo veramente bene. Se la gente ci segue vuol dire che mi piace quello che viene espresso, soprattutto dalle giocatrici. Un ultimissimo appello prima di salutarvi per ciascuna delle quattro tifoserie. Partiamo da Renatinia. Scusa, non ho sentito. Un appello alla tifoseria. Certo, qua siamo praticamente a casa, no? Quindi speriamo che venite a vedere, no? A tifare a noi, perché questo è una persona in campo in più per la motivazione, per stare lì indietro, se non riusciamo noi, riuscire loro. Quindi speriamo proprio di avere tutti nel palazzetto pieno, con la grinta, gritando per noi e aiutando noi a fare il nostro meglio. Alessia Guidotti per il Pescara. A noi non abbiamo tantissime tifose, però quei pochi che abbiamo per noi sono importanti e quindi noi scenderemo in campo anche con loro e spero che vengano a vedere la partita dal vivo giù a Bisceglie. Catarina Pineiro per la Lazio. Dai, noi aspettiamo che tutti quelli bianchi e celesti vanno tutti a Bisceglie, quindi aspettiamo tutte. Riccardo Russo per la kickoff, voi siete quelli che geograficamente siete più lontani. Sì, ultimamente non abbiamo anche noi molti
a seguito perché poi lasciando San Donato 3 anni fa, adesso siamo rientrati, comunque la città sta ricominciando a seguirci, avremo qualche super affezionato al nostro seguito e niente, speriamo per tutti di riuscire a esprimere la miglior picco. Allora, io ringrazio Renatina Damatti per il Bitonto Calcio 5 femminile, Alessia Guidotti per il Pescara, Caterina Pinero per la Jugo Lazio e Riccardo Russo per la Kickoff per essere stati qui ospiti con noi questa sera. E vi faccio il più grande in bocca al lupo per le Final Four, che sia uno Grazie spettacolo fantastico e che vinca il migliore. a voi, buonasera. Grazie, in bocca al lupo a Buonasera. tutte. A sabato. Allora, grazie mille ai nostri ospiti e in chiusura di questa puntata passiamo anche alla parte maschile per ricordare quello che è stato l'ultimo successo del Futsal Bitonto per 9-2 col Pisticci lo scorso sabato, un turno che ha visto l'Alma Salerno perdere per 4-6 contro il Taranto, l'Audace Monopoli vincere e consolidare un ottimo piazzamento playoff col 4-2 sul Futsal Noci, la vittoria del Futsal Bitonto per 8-2 sul Pisticci, il Dream Team Palo del Colle che vince per 4-2 sul Potenza, il San Michele che grazie alla vittoria per 7-4 sul Bernalda stacca ufficialmente il pass per la Serie A2 e si unisce al Taranto e al Dream Team Palo del Colle. E la vittoria, questa sorprendente del Senise contro la Diaz, che permette al Monopoli di scavalcare la Diaz stessa in classifica, la classifica che prego la regia di mandare in onda, e che vede il Taranto sempre primo con 59 punti, segue a quota 52 il Dream Team Palo del Colle, 48 punti per il San Michele, 40 per il Monopoli, 39 per la Diaz, 33 per il Futsal Bitonto e 32 per il Castellana in zona playoff, distaccati ormai ben salve, lontani dalle acque mobili della classifica, il Futsal Noci con 26 punti, 25 per il Bernalda, 24 per il Città di Potenza, 22 per il Senise, 6 per il Pisticci e 3 per l'Alma Salerno. È stata una vittoria fondamentale quella ottenuta dal Futsal Bitonto, una vittoria che riscatta quello che è stato il KO interno prima delle festività pasquali per 2-1 contro il San Michele, ed una vittoria che consente ai neroverdi di scavalcare il Castellana in classifica e di porsi al sesto posto in classifica, un sesto posto da difendere a tutti i costi negli ultimi 80 minuti effettivi della stagione. I primi 40 si giocheranno questo sabato in casa al Palaborsellino contro il Monopoli ed è una sfida che, come ha detto mister Di Bari in settimana, non si può assolutamente fallire perché i punti in palio, gli ultimi 6, sono davvero pesanti e possono fare da spartiacque della stagione perché possono pendere da un lato o dall'altro della bilancia. Sono punti fondamentali, sono punti pesanti e sono punti che servono alla formazione neroverde per blindare i playoff e per andarseli a giocare per il secondo anno su 3 in Serie B, per cui parliamo di numeri importanti, di numeri che per una, tra virgolette, patricola potremmo definire nel campionato di Serie B al suo terzo anno, sono davvero numeri importanti. Io vi ringrazio per averci seguito anche questa sera in maniera numerosa. L'appuntamento che vi do è come sempre al Pallaborsellino alle ore 16 per Futsal Bitonto contro San Michele e dalle 18 in poi al Paladolmen di Bisceglie prima per Lazio Kickoff e alle 20:30 per il big match di queste semifinali Pescara contro Bitonto. Che sia uno spettacolo per tutti quanti voi che amate il futsal e che sia uno spettacolo anche per quelli che si affacceranno per la prima volta e scopriranno la meraviglia di questo sport. Io vi ringrazio tutti quanti e vi rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana con tantissime nuove tematiche e con la stessa passione di sempre.